madre mia, profondi in me quell'amore che ardeva nel tuo cuore per lui, in me che, ricoperto di miserie, ammiro in te il mistero del tuo immacolato concepimento e che ardentemente bramo che per esso tu mi renda puro il cuore per amare il mio e tuo Dio, pura la mente per assorgere a Lui e contemplarlo, adorarlo e servirlo in spirito e verità, puro il corpo affinché sia un suo tabernacolo, meno indegno di possederlo quando si degnerà venire in me nella santa comunione. Pace e bene, fratelli miei. Madre mia, profondi in me quell'amore che ardeva nel tuo cuore per lui, in me che, ricoperto di miserie, ammiro in te il mistero del tuo immacolato concepimento e che ardentemente bramo che per esso tu mi renda puro il cuore per amare il mio e il tuo Dio. Pura la mente e puro tutto il corpo. Questo è bellissimo. Padre Pio chiede alla Madonna questa grazia. Gli chiede di possedere tutto il suo corpo. Perché? Perché quando la Madonna ci possiede, noi non siamo in peccato. Padre Pio non poteva peccare, non peccava, che era umano anche lui, certamente. Era umano anche lui. Però, ecco, diceva lui, con questa devozione alla Madonna, il cristiano ha una marcia in più. E io dico sempre che un cristiano non può essere un buon cristiano se non ha una vera devozione alla Madonna, se non cammina con Maria. Un sacerdote non potrà essere mai un buon sacerdote se non ha la Madonna a fianco, cioè se non è devoto, vero devoto di Maria. Un religioso non sarà mai un buon religioso se non ha quest'amore e questa devozione verso la Madonna. Il grande esempio ce l'ha dato Giovanni Paolo II, santo, totus tus ego sum Maria. Tutto tuo sono, Maria. Ti appartengo. Fai di me quello che tu vuoi. Ma girando un pochino e incontrando santi sacerdoti, li ho incontrati sempre con la corona del rosario fra le mani, con quella preghiera bellissima. Dico, tutti mi hanno detto, non lasciare mai, figlio mio, la devozione alla Madonna, perché lei ci aiuta, non c'è niente da fare. Lei ci libera dal male. E, essendo io esorcista della diocesi di Cagliari, quando faccio gli esorcismi ho sempre con me l'immagine della Madonna di Fatima, ma anche una bella statua di San Pio da Pietrelcina. Sapete, sono i due grandi che mi aiutano negli esorcismi. Quando c'è la persona davvero posseduta, dice, mandala via quella lì, oppure quel vecchiaccio mi dà fastidio. Vedete, il demonio trema davanti alla Madonna, ma anche con Padre Pio. Perché? Perché lo ha sempre combattuto. E come lo ha combattuto? Con la recita del Santo Rosario. Quella è una catena, un'arma che il demonio non sopporta. Il rosario il demonio non lo sopporta. Ecco perché c'è stata questa lotta continua. Padre Pio riportava sempre la vittoria spirituale, anche se poi veniva picchiato,
veniva buttato per terra, però spiritualmente ha sempre riportato vittoria. Tant'è vero che ci sono delle frasi di Padre Pio dirette ai suoi figli spirituali, che diceva: figlio mio, figlia mia, quanto sangue ho dovuto versare per te, quante preghiere ho dovuto fare per te, per strapparti dai lacci di Satana. E allora, ecco, la Madonna in questo ci aiuta, sapete, ci aiuta. Siamo devoti della Madonna, preghiamola. Ecco, ogni cristiano dovrebbe diventare un po' Maria. Cosa vuol dire diventare un po' Maria? Ecco, prendere il cuore della Madonna. Io, ad esempio, vi dico quello che io faccio tante volte. Quando faccio l'adorazione eucaristica, dico sempre alla Madonna: Madonnina mia, prestami il tuo cuore per adorare Gesù con il tuo stesso cuore, perché il tuo è un cuore virginale, io un cuore immacolato, il mio è un cuore peccatore. Poi dico: prestami i tuoi occhi per poter guardare Gesù con i tuoi stessi occhi, perché questi occhi hanno visto anche cose cattive. Invece i tuoi occhi, oh madre, hanno visto solo Gesù, e prestameli per un momento. Ecco, possiamo fare questa preghiera, sapete, quando ci troviamo davanti all'Eucaristia, davanti a Gesù, ma anche nella Messa: prestami il tuo cuore, prestami i tuoi occhi. E questo lo faccio anche quando c'è qualcosa con un fratello, con una sorella, gli dico: prestami il tuo cuore, oh Maria, per poter amare questa sorella e questo fratello col tuo stesso cuore. Prestami i tuoi occhi, oh Maria, per poter guardarli con i tuoi stessi occhi. E quindi saranno occhi di Maria, cuore di Maria, cuore che perdona, occhi che vedono solamente bontà e misericordia, pace e bene.